Da dove viene la creatività? E soprattutto, creativi si nasce o si diventa? È un po' come quando si parla del talento e si dice che per essere dei bravi musicisti, per essere dei bravi scrittori, sceneggiatori, artisti in generale, e farlo fuori dal comune bisogna nascere con quel dono lì. Quanto è vera questa affermazione? Secondo me, da persone che hanno a che fare tutti i giorni con la creatività, e se stai guardando questo video, probabilmente sei tra queste persone, c'è bisogno di capire, cioè è utile capire come funziona questo aspetto, o quantomeno cercare di capire da dove deriva la creatività, perché una persona che fa questo di mestiere, come principale paura ha quella di restare senza ispirazione. L'ispirazione, volendo o non volendo, deriva anche dalle nostre doti creative, dalle nostre capacità di cogliere ispirazione da ciò che ci circonda, e questo fa parte strettamente della creatività. Anche se in realtà non è che si sappia così tanto sulla derivazione della creatività, ho trovato un articolo molto interessante ed approfondito su questo tema, che vi lascio nella descrizione di questo episodio. Vi consiglio di andarlo ad approfondire, perché noi non parleremo di tutto ciò che c'è scritto lì su, ma è molto interessante. Beh, in questo articolo qualche risposta la troviamo, ma prima di parlarne, io sono Marco Ielpo e questo è Musicista Smart, il format per chi vuole rendere la musica qualcosa in più di una passione. Quindi, creativi, si nasce o si diventa? Stando all'articolo di cui vi parlavo, che comunque ha delle basi scientifiche ed è basato su dati di ricerche scientifiche che sono state fatte su questo argomento, pare che la creatività sia genetica, ereditaria, quindi ce la ritroviamo già alla nascita solo in minima parte, in particolare si parla del 30%. Tutto il resto, il 70%, lo sviluppiamo noi nel corso della nostra vita. Quindi una prima risposta, una prima idea, ce la siamo già fatta con questo dato, e questo ci porta a pensare che non è vero che bisogna nascere creativi per fare un lavoro creativo, per essere bravi sulle attività creative, ma sono tutte cose che si sviluppano nel tempo. Poi, dal mio punto di vista, ci sono sicuramente degli aspetti caratteriali di personalità che favoriscono lo sviluppo della creatività in modo più semplice, in modo più veloce, magari in base appunto a come siamo fatti, a degli aspetti del nostro carattere, ma potenzialmente la maggior parte della creatività che sviluppiamo nel corso della nostra vita la sviluppiamo noi, allenandola. Dipende da noi, da ciò che facciamo, dalle nostre azioni, non da come nasciamo. E questo aspetto è interessante anche perché ci porta ad un'altra domanda, e quindi come la sviluppiamo questa benedetta creatività? Come facciamo a diventare più creativi? Beh, facendo attività creative, non c'è un altro modo. Nell'articolo c'è una frase che fa capire benissimo questo concetto, cioè come il successo porta altro successo, così la creatività porta altra creatività. Quindi solo allenandoci in quelle attività che ci permettono di sviluppare diversi aspetti della creatività, possiamo allenare la nostra stessa creatività. Quindi questo è un canale dedicato principalmente ai musicisti. Vogliamo diventare dei bravi musicisti? Dobbiamo fare musica. Più musica facciamo, più attività facciamo musicale, più sviluppiamo creatività in quel settore lì. Vogliamo diventare dei bravi scrittori? Più scriviamo, più impariamo ad affinare questa abilità. Stessa cosa se ci interessa la pittura, l'illustrazione, il design, qualsiasi cosa. Per diventare più creativi in quel settore bisogna fare pratica, la sostanza è quella. E man mano che sviluppiamo la nostra creatività, che impariamo a gestirla, impariamo a indirizzarla verso quelli che sono i risultati che vogliamo ottenere, impariamo anche a cogliere degli stimoli da ciò che ci circonda. O per dirla in modo più poetico, impariamo a cogliere l'ispirazione, perché di fatto stiamo parlando di quello. L'ispirazione non è altro che uno stimolo che noi siamo in grado di cogliere e di trasformare in arte in qualche modo. Quindi più alleniamo i nostri sensi, la nostra percezione a cogliere gli stimoli che ci circondano, più saremo in grado di tradurli in arte. Secondo me questo è un ragionamento molto importante per chi è immerso nella creatività o addirittura magari svolge un lavoro creativo, perché è un discorso che ci insegna qualcosa su di noi e ci fa capire come funziona
ciò di cui ci nutriamo alla fine. E ci fa capire che se vogliamo diventare bravi in quello che facciamo, dobbiamo studiare, non c'è altro da fare. Dobbiamo allenarci, dobbiamo fare pratica, dobbiamo studiare, magari anche facendoci affiancare da qualcuno che è già un passo più avanti di noi o che semplicemente ci guarda dall'esterno e ci sa indirizzare sulla strada migliore per noi. In particolare, se siete dei musicisti e state avendo difficoltà a muovervi professionalmente in questo settore, facciamoci una chiacchierata perché credo di potervi dare una mano. Mi occupo ormai da 3 anni di divulgazione e di formazione su questi temi e sulla creazione di una attività musicale sostenibile che ci permetta di campare serenamente. E se volete, quindi, scambiamo 2 chiacchiere, trovate i miei contatti nella descrizione di questo episodio. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio fino alla fine e vi aspetto giovedì prossimo per un nuovo appuntamento qui su Musicista Smart. Ciao!